Eccoci dunque con la seconda parte di trasmissione. Benvenuta Vanessa. Ciao Giorgio. Ciao, buongiorno. Io, Giorgio, prima di iniziare vorrei dire che sono arrivata a una conclusione. Dimmi. Dovevo nascere una ventina d'anni Da questo punto di vista ti do ragione. Se parliamo di prima. Io occhi. no, fisicamente parlando, certo. No, ogni stagione ha comunque la sua prerogativa. Quindi, è bello anche adesso, chiaramente, anni 80-90. C'è La stato cornice era un po' diversa. più di divertimento, la cornice era diversa. C'erano più tifosi che seguivano, i tifosi c'erano. Adesso il problema nella maggior parte degli stadi è che si acuisce maggiormente da noi, qui in fassa, è che abbiamo poco tifo. Purtroppo. Partiamo con le pillole del passato. A parte che questa puntata per me è una grande pillola dal passato, no? Quindi allora partirei con la presentazione. Allora, 23 stagioni con il Fassa, 1 Olimpiade, 2 Mondiali Under 18, 2 Mondiali Under 20, 2 Mondiali Gruppo B, secondo posto in classifica marcatori All Times del Fassa con 472 punti in 686 partite, che comunque secondo me sono di Sono di più, più. però basandosi sul mio sito di fiducia, queste sono le Tu sei sulle i 800, numeri. forse anche di più. Una vita con il numero 22 sulla schiena, numero 22 che nessuno dimenticherà mai e che nessuno avrà più l'onore di indossare sul campo. Ritirato per sempre. Questa è una cosa che va detta al presidente, ha fatto sicuramente un nome Non piacevole. vedremo mai un giocatore del Fassa indossare la maglia numero 22. Allora, partire con le mie quattro domande. Ormai le hai fatte tutte te, Giorgio, No, però no, 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 sono convinto che tu ne hai ne ho altre. altre, ne ho altre. No, io partirei chiedendo a Martino com'era giocare a hockey negli anni 80-90, anche come preparazione. Per esempio, mio padre mi dice che della sua generazione ci sono tanti infortuni, tipo anche che vanno rifatte, eccetera, proprio perché mancava la preparazione. Loro si buttavano sul ghiaccio e via. Sì, sicuramente a differenza del giorno d'oggi, dopo che sta attraversando qui, che è di 365 giorni, loro si fermano, credo, di settimana, altrimenti devono lavorare. Il lavoro secco è fondamentale, è stato quello che ha fatto cambiare poi la velocità, l'ha fatto più resistente, ci ha dato un ulteriore scatto in avanti agli occhi su ghiaccio, mentre noi, la nostra generazione, non c'era grande conoscenza, non c'era gran parte del lavoro sul ghiaccio, mentre a secco si lavorava un po', però nello specifico, allora, come ho detto, Giovanni, gli infortuni erano molto presenti e anche adesso nel tempo i giocatori parlano più silenzio. Chi è l'allenatore che ti ha dato di più in tutta la carriera? O gli allenatori? Questa è una bellissima domanda. Credo che uno degli allenatori che mi abbia dato di più sia stato Luvairo su tutti, perché ci ha proprio dato la svolta, è riuscito a capire le nostre potenzialità, insomma, anche perché fare nello sport è fondamentale anche non solo quello che sei capace di fare tu, ma anche convincerti che sei in grado di fare. Però è riuscito a fare la differenza. Però ho avuto, non so, ricordo di piacere Bernd Hake, insomma, allenatore. Ne ho visti parecchi anch'io e Madonna mia, insomma, parecchi allenatori Tu poi è come Barry giocatore hai avuto Smith in Madonna mia, una nazionale che mi roba. ha portato per una volta al Mondiale sempre, che è assolutamente sì, certo, beh, quello è un sogno di tutti. Quando tu da bambino
Poi quando arriviamo in la guardia. Chi è il coach della nazionale? Jane Ubriaco. Ah, Jane Ubriaco. Si scriveva proprio Ubriaco, Ubriaco. sì, e lui diceva Jane Ubriaco. Ubriaco. Allora, questa è la domanda che mi arriva a Giorgio. Vabbè, raccontaci qualche aneddoto del passato. Però non l'ha raccontata con me, Non l'ha perché raccontata. giustamente era il caso di rispondere Ma un aneddoto a Varese, una partita, rissa generale, arrivano i carabinieri in campo e chiedono, tutti agitati, chiaramente quando il direttore di hockey fa rissa, insomma, chi trova davanti, trova davanti. I carabinieri arrivano, chiedono documenti a Ciccio Imperatore. Poi il scheletro è inviato, pugno l'ha steso, l'ha sognata. Non la sapevo. Sì, Anche, però anche i anche carabinieri però scusami che si viaggia ma. durante una rissa, insomma. Ce ne sarebbero anche altri di Sì, aneddoti, no, ce ne comunque. sono tantissimi. Io adesso in particolare, non so, quando abbiamo lasciato perso in autostrada, in straniero, insomma, poi quando, non so, dimentichi le attrezzature, che poi ti prestano attrezzature, che magari, non so, il giocatore di hockey quando parte, quando è in trasferta, deve portarsi dietro tutto, e arrivi là, insomma, mancano magari i pattini, poi. Ce ne sono migliaia, poi più belli, meno belli, però. L'Uvairo che perde, che fa finta di aver perduto Sì, l'Uvairo quando perde le lenti a le lenti a contatto, contatto, che ferma il gioco. arbitri, avversari, tutti che cercano lenti, poi appena, ma chiaramente anche noi giocatori all'inizio non si sapeva questa mossa, tutti a cercare lenti, a un certo punto ho perso le lenti. Tira fuori gli occhiali e ti dice, ah beh, c'è posto, mi sigla le denti. Questo era accaduto perché eravamo in grave difficoltà in quel Sì, per momento. far riposare la squadra, certo. Bella tecnica, però, E intelligente. ha fatto fermare, non mi ricordo chi era l'arbitro, forse Stenico? Sì, c'era Stenico. Forse era Ma Stenico? anche la famosa volta Varese, là lo scontro a Varese che Vairo è andato sul ghiaccio, che è andato a scontrarsi con Stenico, è andato proprio contro, questo Stenico scappava. Insomma, aneddoti ce ne sono parecchi nel corso L'Uvairo, degli anni. grande esperienza. L'Uvairo che è tuttora nell'ambito della Federazione Americana, quindi voglio dire, è Non è uno. l'ultimo No, arrivato. assolutamente. Allora, poi ti chiedo, chi è l'avversario più talentuoso che ti sei trovato davanti? Bella domanda. Che ho incontrato Sì, che hai contro o. giocato contro. Boh, difficile da dire. O Eric Lindros? Hai detto niente. Sì, tanti, io adesso, so, Steve Eisenman, insomma, no, vai, ne ho visti parecchi che ci giochi contro, adesso ricordarti esattamente il più forte, un po' difficile, però sì. A livello di sì, magari quello di questi Sì. Invece, in tutti gli anni in cui hai giocato, chi è stato il compagno di squadra con cui ti sei trovato meglio sul ghiaccio? Ha giocato, sì, sul Ma ghiaccio. allora forse vediamo se dici il nome che penso io. No, allora, in attacco, perché ci sono più ruoli nell'hockey. Allora, come Tu ti compagno, riferisci in attacco? in generale, Ah, compagno con cui si è ok. trovato meglio. Beh, che mi sono trovato molto bene, ma ne ho parecchi, sono
sono trovato bene con Ivano Clock, io con Enrico Pelodi, è stato piacevole giocare. Quando ero più giovane, che giocavo con gli stranieri, con Baesi c'era bello giocare, ho giocato un po' con Amonte, era bello giocare. Stai nominando tutti i giocatori di intelligenza tecnico-tattica, cioè hai nominato Ivano Clock, Mustafa Besic, Enrico, sì. o Armando. Armando, anche Armando, sì, Armando, e poi l'ultimo che hai detto? Tony Amonte. Ecco, Dino Felicetti con... Giocatori di veramente intelligenti. Sì, perché il modo di giocare non era con il fisico, era più tecnica. Il tecnico è un modo di giocare, per cui hai bisogno di usare la tecnica come un appoggio. Allora hai bisogno di... Non è che io buttavo via il disco e poi voglio dire... Hai bisogno di avere una di duellare perlomeno, poi se sei in tre. Poi niente con in difesa sicuramente con Giovanni Marchetti, con Bob Mano, come c'è, con McNamee, mi sono trovato molto bene. Con tanti, con Giuliani, con prima tutti, insomma, giocatori che quelli. Con tutto rispetto per gli altri che giocavano il mio tipo di gioco. Poi 23 anni, insomma, non ha, poi io ne sono uno di nome. A me piaceva giocare, disco, ma non volevo buttarlo via, volevo cercare sempre appunto di... Tu lo dai, ma speri che te lo ritorni, insomma, non che lo dai per perso. Allora questa mia filosofia, non per tutti era uguale. Adesso invece passo a Sevi, perché comunque fa parte delle pillole del passato. Non diretto su, però volevo fargli un paio di domande riguardanti la carriera di Martino. Non lo sono semplice. Allora, siccome io so che per la famiglia Sera Crepa è importante fare team building, sai, organizzare cene, grigliate, eccetera. Quindi ti chiedo, se c'è stato un compagno di squadra di tuo padre che ti è restato più impresso? Io ricordo che quando ero piccolo lui mi faceva il campo sotto casa e una sera erano venuti gran parte della squadra a giocare e la Urila c'era, vero? La Urila. Poi Henry Kuznick, Jensen forse. Ecco, c'era una foto con Travis anche se. Sì, beh, quelli. Però secondo me non giocava già più. No, è vero. Loro vivevano lì da, a casa nostra, insomma, e giocava spesso con me e Davide Schiavone di fuori. Travis era arrivato nel 2008, sì, era appena ritirato Tuova. E quando giocava, insomma, mi ricordo questa serata qui. Abbiamo fatto alcune serie col Faro, il ragazzo che era un po' bello, arrivavamo anche per quella Serie A, andavamo giù a giocare senza fare niente. E un altro suo compagno che ricordo molto bene era Rudy Lucatini, che era seduto vicino a lui spogliatoio, e perché a dare il 5 ai ragazzi si toglieva sempre il guanto, e allora rimasto un impresso. Allora, poi invece ti chiedo se ti ricordi qual è stata la prima partita che hai visto dal vivo. No, purtroppo no. Invece, hai mai pensato di portare avanti la tradizione di famiglia e giocare con il numero 22? Prima che lo ritirassi. Da piccolo sì, poi mi sono reso conto che era troppo facile. Lasciamo perdere, è uguale, io faccio qualcos'altro, ecco. E basta. Il che mi porta alla prossima domanda,
Quanto pesa, hockeysticamente parlando, il nome Sora Pepa? Cioè, se ti ha mai dato pressioni? Ma magari anche sì, la prendo un po' con filosofia. Io sono io, lui è stato lui, senza come va no, per esempio, perché ho visto un'intervista di invece Cristiano Ronaldo che ha detto che lui ha paura che sua figlia non sia all'altezza del suo nome. Quella è una brutta cosa, è detta così, però insomma è anche giusto che la figlia dica io faccio il mio e lui faccio il suo. Sì. Invece poi ti chiedo qual è stata la tua partita più bella? Forse primo gol in Alps, e tra il resto gol e terzo tempo un brutto errore sulla linea blu, buona, ha fatto gol dopo. Quindi con lui? Sì, ho visto tutte e due le facce della medaglia, prima contento, bello e brutto. Però dai, è stato bello lo stesso. Io ho terminato la parte seria della mia intervista. Adesso pensate invece di fare un'intervista doppia, quindi rispondete tutti e due alle domande, prima uno poi l'altro. Stiliene. Esatto. Allora, partiamo. Forza, andiamo, voglio proprio sentire. Allora, chi è il più forte nei tiri dalla blu? Io. È tutto un tiro. Il più diplomatico con gli altri? Io. Ricordo che quando ci allenava in Under 16 ha preso 8 giornate di squalifica, quindi non so la diplomazia. No, non perdo mai la pazienza, però. Chi ha il pattinaggio migliore? Lui. Beh. Sì? Sì, dai. Io. Chi fa o faceva più cariche? Nessuno dei due. Lui. Il miglior rigorista? Lui. A parte il cordone. Guarda quel rigore là. Quel rigore. Che... Basta, quella noia è qua. Cioè, guarda che quella, io sempre non ho più gioco. Ah, ti credo. Ti credo. Chi cucina il dolce più buono? Lui, pasticcere. Sì. Io. A mani basse. Vince. Io direi la Deborah per far condicio. Sì. Salumi e formaggi? Formaggio. Metà e metà. Chi è il più ordinato? Lui credo adesso. Sì, dai, Dio. Ma sì, in generale, insomma. In spogliatoio ero super ordinato anch'io. Però, a casa magari no. Però c'è stato, se non sbaglio, chi mi ha detto che il più disordinato l'anno scorso era Sebi. No, Soella è stato. Pensavo, Soella. Ah, Soella ha detto, sì. Non mi ricordo, cosa ti ha detto? Gli ho scritto subito dopo. Ale. Dire. Questo per dimostrare che ci guarda. Qual è la qualità migliore di Martino come giocatore? Questa rispondi solo a te, sì. La tecnica delle mani e la pulizia, sicuramente. Qual è la qualità migliore di Sebi come giocatore? Ma la disciplina, lettura tattica, lettura del gioco, passaggio. Chi ha avuto più minuti di penalità in una partita? Forse io, con una squalifica. Sì, mi sono ancora. Bionda Mora. Bionda per me. Anche perché se dice Mora va a casa. Bionda. Mare o montagna? Montagna. Assolutamente montagna. Piatto preferito? Raclette, formaggio fuso. Vabbè.
pasta, ragù di giorno. E invece il piatto che proprio non sopporti? Pesce. No, anch'io. Ah. Chi è il più permaloso? Io. Lui. Chi alza più pesi alla panca? Lui. Io ancora, per poco. Speriamo. Se facessimo una gara di flessioni, chi vincerebbe? Lui, io. Adesso. Chi sparecchia la tavola? Oggi la sparecchiata lui. Però se no, sì, dai. Chi è più attento alla dieta? Nessuno di voi, direi. Forse lui. Oh, si sarà. Data l'età. Esatto. Sì, però, sì. Chi porta fuori il cane? Più lui. Più io. Lui non c'è. Sì, insomma. Chi vincerà l'Alps? Lubiana. Chi vincerà l'Ice Hockey League? Questo è difficile. Sempre questi Bordano. Sì, anche io penso Bordano. Anch'io. Faresti mai l'arbitro? Io no. No. Non ne ho ancora trovato uno che mi dice di sì. Ma perché se ne sentono già abbastanza nel corso della loro carriera. Perché uno che voleva fare l'arbitro? Luca Planck. Ah. Secondo me sarebbe stato anche bravo, eh. Luca Planck sarebbe sì, più poi rigoroso. L'unico è stato Sindel che poi è finito a fare l'arbitro. Ah, sì. Però l'unico che... Simone. Ah, è vero. Simone, è vero, hai ragione. Ma quello. Sì. Un pregio e un difetto di Martino. Ma difetto che amo me a volte molto tranquillo, ma a volte un po' scorbutico, si agita anche per niente, secondo me. E un pregio ma un bravo insegnante, dai. Sì. Allora poi un pregio e un difetto di sé. Un difetto che è per Malu. E un pregio che è umile, che ascolta, che è un grande pregio. Sì. No, un grande pregio. L'umiltà, secondo me, premia. Sì. Io in realtà, Giorgio, avrei finito. Li hai trattati meravigliosamente, insomma, ospiti così importanti. Sei stata troppo buona. Anche stata. Se c'è stato chi mi ha chiesto di essere un po' più cattiva, però sì. non si dice peccato, ma non è peccatore. No, soprattutto con Martino? No, no. Ah no? No. Perché mi posso anche immaginare chi ti ha chiesto di essere un po' no. più peperina. Un po' più pepata nelle domande. Però si dice peccato e non è peccato. Giustamente. Tu vai ad aggiungere sempre la chiusura della trasmissione. Sì, io prima volevo anch'io, riallacciandomi al discorso di Mattia, che è vero anch'io da quando giocavo, quando mi divertivo, diciamo, giocando a hockey, anch'io avevo la stecca come quella di Martino e tutti i miei compagni mi prendevano in giro perché giocavo con una stecca comunque anche abbastanza vecchiotta, diciamo. Datata. Sì, però a me sinceramente di avere la stecca nuova, bella, non me ne fregava assolutamente niente, anzi per me giocare con la stecca di Martino era la cosa più bella. E niente, questa era la... Come diceva Mattia, era un orgoglio alla fine. Mi piacciono gli aneddoti, ve ne racconto uno, è l'ultimo. La settimana scorsa non aveva neanche uno? No, ma riguardante Martino, okay. Riguardante Martino. Non gliel'ho chiesto, lui non l'ha detto, molti non sanno che Martino ha iniziato a giocare a hockey su ghiaccio per merito di... Francesco Mazzer. Ah sì. Che lo conoscete tutti, è stato il mio allenatore fin dall'inizio, perché io vicini di casa teoricamente ero sciatore, nasco come sciatore, sempre grande passione per l'hockey, mio papà portiere però anche maestro di sci, per cui era un po' influenzato sullo sci, però insomma c'era Franz, io lo chiamo sempre Franz, Francesco, che veniva a prendermi. Vieni che andiamo a pattinare, mi allacciavo i pattini perché io non riuscivo
non era ancora capace di leggere i fatti, faceva tutto. E poi dobbiamo allenarci, facciamo stecche, aveva organizzato un'unione sportiva dell'Olimpi, aveva fatto il tesseramento, ha fatto le cose legali. Poi facciamo i tornei là dei rioni, facciamo Ries con Darron, pochi su strada. Gira e rigira la storia sempre. Bisognava nascere in un'altra epoca. E allora niente, ti incontrai, poi c'era la squadra di Campitello, facevi queste partite a secco, poi piano piano iniziato e così. E poi Franz mi ha spinto e poi mi si è fermato. Lui si è fermato, poi abbiamo costituito l'emittente Radio Studio Record, e però grazie a Francesco Mazzel io ho cominciato le radiocronache, cioè ha avviato te all'hockey su ghiaccio e a me a fare le... Sì, vedi, abbiamo questa cosa in comune, con Francesco. Ci va a dire che è un grande trascinatore. Quando lui ha in mente una cosa, lui ha un'energia incredibile. Sì, sì. Io mi ricordo che mi veniva a prendere proprio con... ti trasmette proprio passione, ti crea una cosa, Franz, è micidiale come capo carismatico. A quei tempi, poi ricordo negli anni 80, che ci eravamo messi in testa di seguire l'hockey. Sì. Basta perché l'abbiamo fatta troppo lunga, se no vi racconterei com'è nata la prima cronaca. Finale Fassa Varese, gara 2, tuo suocero ha voluto assolutamente che mandassimo in onda la radiocronaca della partita, assolutamente, ma ce l'ha imposto. Allora, c'erano due pullman, quelle partite là, due pullman dal Fassa fino a Varese. E lì è nata tutta la notte, lì è nata la storia, diciamo, delle radiocronache in Fassa, grazie soprattutto al volere di Gianni. Sì, comunque poi, come hai detto, della caparbietà di Franz certo. Creare tutto il resto. Sì, sì, certamente. Concludi, allora, Vanessa. Vabbè. Ti rubo ancora un minuto? Vai. No, volevo fare comunque anche i complimenti a Sebi perché è stato convocato in nazionale. Certo. E per aver rinnovato il contatto. Certamente. L'ho scritto sui social quando ho firmato il contratto l'anno scorso. È strano non vedere più nome sulla crepa sul ghiaccio, però insomma è giusto che sia stato premiato. Insomma, fa meno male se vanno all'estero comunque. Perché... Sì, certo. No, sì. Hai ragione, fa più male vedere una squadra italiana, no? Invece all'estero. Però, anche psicologicamente la prendi meglio come tifoso, no? E poi anche perché vanno a giocare ad un livello sicuramente superiore. Quindi, esatto. È solo un bene. Allora, prima di ringraziare gli sponsor, volevo salutare Martina Soracrepa, che ha detto che ci guarderà nella strada verso Klagenfurt. Ciao Marti. Allora, ringrazio gli sponsor di giornata, Eddie Lorenz e Marco Lorenz. E come sempre ricordo a tutti di iscriversi al nostro canale YouTube, suonare la campanella per venire avvisati quando vengono pubblicate le nuove puntate e di ovviamente lasciare il like. Grazie Sebastiano Soracrepa. Grazie a voi. Grazie a Martino Soracrepa. Grazie a voi, buon proseguimento. È stato un piacere. Grazie, altrettanto. Grazie Mattia De Silvestro, ora in regia. Grazie a Vanessa Ongari. Grazie. Grazie, buona giornata, come sempre, Forza Falcons.